Ho ragionato un attimo sulla possibilità che mi è stata data oggi di stare qua, ero convinto che i domiciliari proseguivano ancora, per cui avevo scritto una cosa pregando a chi avrebbe gestito l'assemblea di leggerla. Ho dovuto capire un attimo cosa fare. Io preferisco leggerla, preferirei leggerla a tutti e a tutte voi, perché rappresenta uno stato d'animo e un modo di ragionare. Lo vorrei mettere qui a disposizione di tutti e di tutte per iniziare una riflessione che credo sia fondamentale. Intanto su quello che noi siamo, io avevo intitolato questa lettera "Noi siamo questo", provando a spiegarlo che cosa siamo e che cosa proviamo a produrre in città. E credo che di roba simile a quello che siamo noi ce ne sia tanta anche in giro per il paese. L'altra questione che mi interessava mettere dentro il piatto è il fatto che è necessario ragionare su quello che sta accadendo. Io ho alcuni spunti raccolti anche dalla possibilità che ho avuto in queste poche ore di parlare di nuovo con più persone, le ho trovate. Penso che molti e molte abbiano ragionato su quello che sta accadendo. L'assemblea di oggi è utilissima per proseguire questo ragionamento. Ho visto anche l'appello che sta circolando e che è stato sottoscritto da moltissime persone. So che ci sono anche più appelli che girano. Io credo che sia necessario continuare a firmarli, ad allargare quel tipo di percorso, perché non si ferma tutto con il fatto che le misure che mi hanno riguardato sono state attenuate, come recita l'ordinanza che ho potuto leggere oggi. Il PM non revoca le misure, le ritiene ancora necessarie, ma decide di attenuarle rispetto alle motivazioni avanzate dagli avvocati difensori. E ringrazio ancora che sono Verticaro e Mattina, ma ringrazio anche Simonetta Crisci e Flavio Rossi per aver difeso gli altri e uomini che sono stati arrestati insieme a me, e probabilmente saranno chiamati a difendere gli uomini e le donne che sono stati identificati in quella mattinata di aggressione davanti al CIPE. Io velocemente vi voglio leggere questa cosa e dare poi molto ascolto alle cose che si diranno dentro questa assemblea. La decisione di andare presso la sede del CIPE per mettere le mani nel piatto fa parte del nostro DNA. I movimenti per il diritto all'abitare da tempo hanno colto il nesso che esiste tra il mantenere inalterati i profitti della rendita e l'aumentare della nostra precarietà. Per questo, con convinzione, venerdì mattina abbiamo sollevato la questione. Le risorse pubbliche destinate al TAV, secondo noi, vengono indebitamente sottratte dentro la crisi al bisogno di un rinnovato welfare di cittadinanza, fatto di case popolari, reddito, lavoro non precario, diritto allo studio, qualità della vita. Oltretutto, con quest'uso distorto di denaro pubblico si devasta l'ambiente, si consuma suolo, si cancella sovranità sociale. Questa modalità di gestione del patrimonio e delle risorse pubbliche noi la conosciamo bene. Per favorire gli interessi della rendita, la pratica delle compensazioni è diventata legge, sottoponendo le amministrazioni locali senza soldi a svendere aree, edifici, territori. In questo modo le città vengono disegnate dagli interessi immobiliari e dalla rendita parassitaria. La politica appare schiava di questo meccanismo, incapace di sottrarvisi e troppo intenta a garantirsi le proprie rendite di posizione. Per questo arrivano affermazioni dal sindacato che le grandi opere fanno ripartire il paese e che quindi il cemento serve a tutti, anche per i lavoratori edili, e si manifesta insieme ai costruttori come se si fosse la stessa cosa e gli interessi gli stessi. Dentro questo quadro abbiamo deciso di contrastare tutto ciò e di farlo materialmente, non simulando il conflitto insanabile tra le nostre aspettative e questo modello di sviluppo. Abbiamo capito che non si poteva alludere ad un diverso disegno socio-urbanistico senza realizzarlo. La riappropriazione degli spazi ha questa funzione: agire nella città e nei territori per esercitare sovranità sociale sui suoli,
è diventato il tracciato sul quale costruire nuove narrazioni del diritto all'abitare, puntando sul riuso e sul consumo di suolo zero. Non siamo un gruppo di volontari, e questo lo sanno bene i nuclei familiari, le singole e i singoli che si organizzano con noi. Nella nostra lotta la consapevolezza si costruisce giorno dopo giorno, faticosamente, e si trasforma in forza, in convinzione. Quella forza e quella convinzione degli abitanti di Casal Boccone o del presidio di Tende sgomberato venerdì stesso davanti allo spreco di un edificio pubblico lasciato al degrado, che spinge tutte e tutti a non avere paura e diventare esperienza resistente e respingente quando l'assalto delle forze dell'ordine si materializza, come è avvenuto con la rappresaglia pomeridiana parzialmente andata a buon fine con lo sgombero della tendopoli, ma fallita a Casal Boccone grazie alla generosità e al coraggio di chi ha preso il destino nelle proprie mani e non è disposto a barattarlo senza lottare fino alla fine. La difesa di questi spazi è operata da tanti uomini e tante donne provenienti da diverse parti del mondo. Ci hanno accusato di strumentalizzarli per raggiungere interessi politici ed economici, una sorta di potere bianco che usa il disagio per propri fini. Ci accusano in sostanza di pensare come solitamente fanno loro, disponibili al massimo ad un po' di pietismo peloso dopo aver sfruttato i migranti come forza lavoro precaria. Questo sì, un approccio razzista e strumentale. Ma noi pensiamo, mangiamo, balliamo meticcio. Non siamo bianchi per scelta, siamo nati su questo suolo come migliaia di giovani di seconda e terza generazione, figli di migranti, insieme lottiamo per nuovi e vecchi diritti di cittadinanza, per la casa, il reddito, lo studio, la salute, il futuro. Insieme esercitiamo uno ius soli, incondizionato e universale. In poche parole, vogliamo decidere, non ci accontentiamo di essere consultati. E dobbiamo esercitare contropotere per contrastare la rendita che vuole mettere a valore ogni interstizio della nostra vita, così come pagano i territori. Chi cerca in noi un nuovo volontariato sa che non lo troverà. Chi si avvicina a noi decide di alzare la testa e di praticare sano conflitto e utili trattative. Trattative che vanno fatte però con chi governa e non con la polizia. Il piano dove ci hanno condotto è quello della limitazione delle libertà di movimento e lo stanno facendo continuamente in ogni vertenza sociale che pratica conflitto. Non va ceduto un metro e non dobbiamo avere paura. Le nostre comunità meticce, liquidato resistente, i precari e le precarie hanno capito il gioco e sono con la testa alla partita. Nessuna e nessuno di noi è distratto. Sapevamo esattamente quello che volevamo andando al CIPE, così come lo sanno gli abitanti resistenti della Val di Susa. Hanno paura di noi perché stiamo dicendo al Paese che un altro modello di sviluppo è necessario, che altre relazioni umane sono possibili, che i beni comuni non possono essere oggetto di predazione o di ricatto. Ci siamo presi la responsabilità di essere questo, abbiamo costruito le complicità necessarie, ci siamo dati gli strumenti per agire e per disegnare i territori come i beni comuni. Abbiamo ragione, quella stessa ragione che ha spinto Luca Appà sul traliccio come baluardo di dignità e di resistenza. Per questo ci vogliono fermare. Sono con voi, ci vediamo in città. Il senatore Pedica, che è stato anche testimone di quanto accaduto al CIPE venerdì pomeriggio, e subito dopo si prepara Paolo Leonardi Messerini. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Come vedete continuano a sottrarmi a chi credeva che non ci avrei messo la faccia fino alla fine, per chi mi conosce, avendo combattuto anche persone diverse insomma da quello che voi siete, non mi tirerò indietro, andrò sempre avanti per questa lotta, non solo per Paolo, ma proprio per manifestare, per denunciare quello che ci vede oggi tutti insieme qui. Cioè, noi stiamo discutendo, ho sentito appunto Paolo che oggi sono contento perché l'ho sentito dalla sua voce, non dalla lettera, perché
ho apprezzato molto di più la voce che leggere appunto la lettera da una terza persona. Questo vuol dire che un pezzo di battaglia abbiamo messo insieme oggi con Paolo che è presente qui e che può testimoniare quello che tutti noi abbiamo visto. Abbiamo messo paura sicuramente quel giorno, perché nessuno si aspettava che un parlamentare ci mettesse veramente la faccia e andasse a discutere con le forze dell'ordine. Ve lo dico con un po' di rabbia. Il giorno dopo mi ha chiamato un mio parlamentare e mi ha detto: guarda che le forze dell'ordine stanno dicendo che tu li stai accusando. Io ho detto: io non sto accusando le forze dell'ordine, io accuso chi con una persona per terra gli appoggia leggermente un ginocchio sulle costole, e mi sono spiegato. E da quel momento in poi ho detto: io difendo la legalità, ma perseguo chi non la difende. Se questo è un rappresentante delle forze dell'ordine, allora mi arrabbio veramente, perché bisogna rispettare il diritto a manifestare e bisogna rispettare per che cosa si sta manifestando. Noi siamo andati lì, io presente, perché volevamo denunciare qualche cosa, e Paolo appunto lo diceva bene, perché io ho visto i filmati. Noi dobbiamo denunciare uno spreco pubblico. Se un chilometro, con un chilometro di TAV si possono costruire 1000 appartamenti, è bene che tutti noi stiamo qui a manifestare insieme a Paolo. Se ci sono dei palazzi come quelli sia a Casal Boccone che dagli amici della Settimo Municipio, non ricordo la via, ci sono stato lì a Via Corioni nello stesso giorno, che difendono e che sollecitano quello che ha fatto Paolo. Cioè c'è uno spreco dello Stato e un utilizzo di beni dello Stato. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiarli come destinazione d'uso e farci abitare e farci dormire le persone, o continuiamo a protestare e a vedere che quelle persone stanno fuori in attesa di un cambio di destinazione d'uso e magari dormono nelle tende donne e bambini? E sulle donne e bambini io non ci sto. Cioè sulle donne e bambini bisogna essere coscienti che ognuno di noi ha donne e bambini da difendere, e vederli seduti o dormire in mezzo a una strada è impossibile, è ignobile, ed è ignobile chi non si preoccupa di questo argomento per la soluzione. E allora io do fastidio, lo ammetto, l'ho ammesso anche quel giorno quando mi hanno chiamato: tu stai difendendo loro. Io non sto difendendo loro, io sto difendendo i diritti, che sono i miei diritti. Io sono partecipe, io mi sento più Paolo oggi che istituzione, perché quel giorno veramente mi sono vergognato di rappresentare un'istituzione che fino ad oggi ha reso i tanti personaggi che ho visto a Casal Boccone o a Via Boiano, Boiano si presenta, Boione, che sono in mezzo alla strada. Allora loro mi hanno detto: ma tu stai difendendo delle persone che sono a volte classificate come violente. Allora, se sono violente, ho detto anche io, mi sono riconosciuto, non lo sapevo, ma sono violento, perché per me la violenza è un altro modo di interpretare la violenza. Cioè essere violento secondo me significa utilizzare i soldi pubblici dei partiti, metterseli in tasca e comprare appartamenti propri, personali. Mi ricordo un parlamentare che candidamente ha detto: io ho utilizzato 13 milioni di euro per comprare delle cose che mi servivano. Questa è violenza. Violenza per me è lasciare gli extracomunitari nelle tende e non risolvere il problema della casa, ma non solo degli extracomunitari, anche degli italiani, cioè noi tutti. Non c'è un colore politico, non c'è un'Italia, c'è l'essere umano che deve avere il diritto alla casa. Violenza e lasciare un malato in una barella per 4 giorni dentro il policlinico e nessuno si indigna e nessuno va a protestare. Allora mi sento violento. Violenza è chi vuole la TAV, l'F-35 che crea morte, e il ponte sullo stretto, e quei soldi risparmiati non li utilizza per risolvere il problema della casa. Con il problema della casa o si vince o si perde in questa politica che non esiste più, in questa politica che esiste solo per gli interessi personali di alcune persone che se ne approfittano dei finanziamenti pubblici. Violenza è quando si deportano gli anziani da Casal Boccone, e io ero presente, e purtroppo per le forze dell'ordine io sono sempre presente in queste circostanze perché voglio denunciare che cosa capita.
vengono deportati perché quei palazzi che sono oggi occupati da persone che, come Paolo, sollecita un disagio, tu hai sollecitato un disagio, non hai sollecitato la violenza, questo è quello che non hanno ancora capito, e quelle persone sollecitano un disagio che vuol dire che l'Empaz non vuole vendere oppure non vuole cambiare una destinazione d'uso o non vuole fare qualche cosa per la comunità, ma vuole vendere ai soliti proprietari e gli amici degli amici per costruire e per vendere palazzine residenziali o palazzine agli amici dei politici. Ecco, questa è la violenza, e l'ultima violenza che ho subito ieri, e perciò mi sento un violento come voi se ci definiscono violenti, è quella di un sindaco come Armano che si fa fotografare mentre dà 95 appartamenti agli anziani senza sapere che cosa ha fatto, perché quei 95 appartamenti sono stati pagati a qualche amico, quelle fotografie sono state fatte come quelle della neve per farsi piacere a qualcuno, ma non è un sindaco che può rappresentare né quello che ha fatto, né quei 95 appartamenti, né tantomeno la sicurezza. È un sindaco che regna sovrana nella sua mente la repressione, punto e a capo. Allora ecco, queste sono tutte le violenze che questi giorni ho subito, e mi sento un violento come voi, cioè un violento della pace, un violento per costruire la pace, quello che le istituzioni non vogliono. Io sarò al vostro fianco, lo sarò, e voi lo avete visto anche nei tribunali, sarò appunto una della parte di difesa con un altro nostro collega per capire, per far capire che Paolo tutto ha fatto a meno che essere un violento o quello che ha fatto. Io l'ho visto dal video, sinceramente non ho visto niente di quello che hanno scritto loro, mi farò appunto telefonare di nuovo, ma sappiate che almeno come istituzione all'interno del Parlamento ci sarà insieme a voi, perché la faccia, lo ripeto per chi mi conosce, la metto fino alla fine e non mi nascondo dietro nessun tipo di minaccia. Grazie. Leonardi USB si prepara. Giovanni Russo Stella, vi chiediamo di stare entro i 7 minuti, se possibile, così gestiamo meglio la sfida. Io credo che la scarcerazione di Paolo ci dà la possibilità di utilizzare questa assemblea per ragionare un po', no? Mentre l'idea fino a qualche ora fa era un'assemblea che rivendicasse la scarcerazione di Paolo, rivendicasse liberi tutti, eccetera, eccetera, oggi nonostante si mantengano le denunce, nonostante ci sia il processo in corso, nonostante ci sia solo alcune delle restrizioni che hanno state tolte, però credo che noi possiamo usare questa assemblea per avviare una riflessione che in parte hanno già avviato sia Paolo che Luca negli interventi che hanno fatto. E mi riferisco al fatto che sta succedendo qualcosa di nuovo dentro questo paese. Cioè, sta succedendo il fatto che la sconfitta pesante che la classe, detta tra virgolette, ha subito, sta producendo il fatto che l'avversario non trova argine alla propria volontà di regolare i conti una volta per tutte con tutto ciò che è stato l'opposizione in questo paese. Cominciano i pescatori, poi hanno picchiato e arrestato i tassisti, anzi stamattina ci è arrivata in sede al sindacato la nota della commissione antisciopero che dice che ci combina le sanzioni per lo sciopero dei tassisti, e poi la notata, e poi il CIPE, e poi tantissimi altri episodi di violenza dello Stato nei confronti di chi prova ad opporsi a una situazione che è una situazione inaccettabile sul piano economico, inaccettabile sul piano dei diritti, inaccettabile sul piano delle esigenze della gente. Io credo che noi qui rappresentiamo, e non solo un fatto importante, cioè rappresentiamo quella tenuta di una coscienza che non molla, quelli che non mollano, quelli che non si piegano, quelli che non accettano questa modalità di gestione dell'apparato, dei soldi pubblici, delle scelte che vengono fatte, di accettare i diktat dell'Europa. Noi non vogliamo finire come la Grecia, non solo vogliamo finire come la Grecia, ma noi sappiamo che esistono le risorse, le compensazioni del CIPE stanno dentro
questa ottica, che vengono stornate dalle esigenze della gente e messe per, come dire, tenere tranquilli e buoni coloro che potrebbero ribellarsi. E l'altro vero è quello di dare continuità alle lotte, è quello di avere una prospettiva, è quello di avere una progettualità. Sabato facciamo la manifestazione, è una grande manifestazione, perché io credo che solo se noi dimostriamo che la repressione non ci piega, che la repressione non è lo strumento attraverso cui mettono a tacere un movimento che è radicato, che è anche ramificato, che sta nei luoghi di lavoro, sta nelle case occupate, sta sul territorio, sta fra i senza reddito, sta nelle battaglie che facciamo tutti i giorni, medica, noi negli ospedali ci stiamo e combattiamo tutti i giorni di fronte a quello che accade nei pronto soccorsi, di fronte a... ma lo facciamo allo stremo delle forze, perché quando hanno ridotto la sanità al collasso, quando hanno ridotto la previdenza al collasso, quando hanno ridotto la capacità della società di dare risposta alla gente, non c'era nessuno a fianco a noi a dire che questa cosa non poteva essere fatta, che avrebbe prodotto danni impossibili alla nostra vita di tutti i giorni. Ecco, noi abbiamo una funzione importante che noi dobbiamo tenere, sostenere con forza. Io ero a Torino, ero in Val di Susa, due giorni prima che ci fosse il venerdì del Cile, e ho assistito a un'assemblea a Bussoleto, un'assemblea che fanno non tutte le sere, ma insomma quasi due o tre volte a settimana gli abitanti della Val di Susa, per decidere assieme che cosa fare e come andare avanti nella battaglia per la difesa di quel territorio, per la difesa della loro storia, della loro vita in quella valle. È stata un'esperienza bellissima, un'esperienza democratica, era un'esperienza di gente che non veniva da percorsi ideologici, per cui metteva lì la sua supponenza ideologica, era la gente della valle, pesta, con i braccia rotte, con i limiti in corpo, con i piedi fasciati, con i lacrimogeni tirati addosso, gente della valle che diceva: noi questa cosa la continueremo a fare perché ha un valore che va oltre quello che noi stiamo facendo, questo lo dobbiamo mettere in campo. Dobbiamo mettere in campo una capacità di ricostruzione dell'opposizione nel paese, un'opposizione capace di individuare le responsabilità e di individuare gli strumenti per combattere. Noi dobbiamo lavorare al massimo dell'unità possibile. Noi per esempio stiamo lavorando a questa ipotesi che sta dentro il nord debito, che lavora alla costruzione della manifestazione del 31 a Milano, che vuole andare dalla Bicocca, cioè dal cenacolo dei professori, fino a Piazza Affari, da dove si consumano le peggiori speculazioni finanziarie, dove ci stanno da Bocconi. Bicocca. È vero, insomma, reminiscenze operaiste, ovviamente, l'Università Bocconi a Piazza Affari. A Napoli ci sarà un'assemblea per discutere della questione della repressione, che discuta con i pescatori, che discuta con i tassisti, che discuta con i notari, che discuta con i compagni del Movimento di Lotta per la Casa di Roma, che discuta con tutti voi su che cosa sta accadendo in questo paese. E io credo che dobbiamo stare in campo, saremo in campo il 20, molti ha convocato i sindacati complici e compiacenti per chiudere una partita drammatica che metterà sul lastrico milioni di lavoratori che non avranno più tutele quando le aziende, pur di portarsi a casa utili stratosferici, senza pensarci troppo, chiuderanno le fabbriche, licenzieranno migliaia di persone, e quindi questi andranno ad accettare questa cosa. Noi saremo sotto Palazzo Chigi il 20 alle 3 per dire che la precarietà, assieme alla casa, insieme ai diritti, al diritto all'abitare, al diritto al reddito, sono cose che ci riguardano e ci riguardano tutti, e sulle quali vogliamo costruire assieme tutti quanti realmente un fronte di lotta il più ampio possibile, che sappia respingere le provocazioni dell'avversario. Salutiamo Paolo, salutiamo tutti i compagni che sono dentro, ancora immersi dentro questa vicenda a carattere giudiziario. Credo che questa assemblea abbia un significato speciale, perché dice che c'è voglia, disponibilità e gente disposta a lottare. Grazie.
Paolo stia qui con noi. Abbracciare in maniera fraterna, non solo io personalmente, ma i compagni di Fondazione, la Federazione Sinistra, che qui rappresento. E devo dire che la sua presenza qui ci permette appunto di fare un ragionamento, partendo dalle introduzioni sue e di Luca, con cui sono molto d'accordo, e anche da quello che ora diceva Leonardo, che devo dire che mi trova completamente d'accordo sul piano proprio strategico, sarebbe detto una volta, sul piano propositivo. Io riprendo soltanto due o tre osservazioni, perché questa assemblea parte certamente da un fatto specifico, anzi da fatti specifici repressivi che sono avvenuti negli ultimi tempi, ma credo che alluda a un problema generale molto grave. Ha ragione Paolo, noi non dobbiamo pensare che è sempre tutto uguale, che anche la repressione quindi sia sempre uguale a se stessa. Noi siamo di fronte a una grossa regressione autoritaria, a un'escalation di importanza, e dobbiamo vedere quali sono le forme e il perché. Beh, le forme sono gravissime. 4 anni appunto a Valeria è stato detto. Beh, io anche da giurista che è il mio mestiere, 4 anni con la resistenza aggravata non l'avevo mai visto. Fogli di via in questi giorni. Viene prevenuto in qualche modo non solo il conflitto, ma anche la criticità, la critica che si organizza. Giustamente Paolo diceva il problema è la volontà di decidere, è l'autogestione, l'autogoverno, è l'assemblea che decide autonomamente, è l'autonomia, è questo in qualche modo che fa paura. E il potere si sta attrezzando, e quindi anche noi dobbiamo attrezzarci, il potere si sta attrezzando. Addirittura se vediamo quali sono le fasi istruttorie preparative in questi giorni, in queste ore, al Ministero della Giustizia e dell'Interno, è che noi vediamo ad esempio che si sta preparando anche per le manifestazioni, anche per prevenire il dissenso, tutta quella strumentazione che è stata usata ad esempio per le tifoserie violente. Noi siamo di fronte a provvedimenti che potrebbero arrivare da un momento all'altro, basta aver letto in filigrana fra le righe ciò che la Cancellieri ha detto l'altro ieri, potremmo trovarci di fronte alla flagranza differita, che tra l'altro è un tremendo simbolo, no? È come guerra umanitaria, la flagranza differita, l'arresto differito. La flagranza significa che si devono arrestare mentre stai compiendo un reato, quando è differita, e addirittura il passaggio pare dalle 36 ore della legge del 2002 appunto contro i tifosi violenti, contro cui appunto io ho fatto la dichiarazione di voto in Parlamento, eravamo lontani anche a loro, e anche in quel caso c'era Paolo Centro, io che facevo il dichiarazione di voto contro, ma addirittura passerebbe da 36 a 48 ore, e sarebbe possibile l'arresto dopo 48 ore anche in base soltanto a filmati e a fotografie, così come abbiamo dei casi gravissimi. Io vorrei soltanto, appunto, non voglio perdere tempo, ma per evidenziare a me stessi e a voi la gravità. Noi abbiamo il capo della polizia che va in una sede ufficiale come il Parlamento e cita espressamente e testualmente due centri sociali, a Scatasuna e Acqua, come praticamente punte possibili di coagulo di fenomeni terroristici. Vedete, è di una gravità assoluta, e la Val di Susa in questo senso è la metafora di un laboratorio repressivo. Non è solamente l'attacco a un'idea di ambiente alternativo, di modello di sviluppo, come viene chiamato impropriamente alternativo, all'idea dei beni comuni, no, è l'idea anche di attaccare una forma democratica. Ecco, l'assemblea di Mussolino che decide, quindi attacca un modello di sviluppo e attacca un modello di democrazia. La Val di Susa è stata dichiarata dal governo con un provvedimento, leggo tra virgolette, area di interesse strategico, sottoposta ad autorità militare e a legge marziale. Qui siamo. Questo è il punto da non sottovalutare. Non è la solita repressione. Allora questo a che dovuto? Io credo che questo sia dovuto al fatto che noi ci troviamo di fronte a un disegno repressivo, anzi ad una regressione
vera e propria sul piano autoritario, che nasce dalla necessità del capitale, al capitale che finora era stato rappresentato nel governo da forme populistiche certamente molto gravi come quelle berlusconiane. Ecco, lasciatemi dire, si sostituisce un governo che presenta la faccia classista in maniera dura, in maniera aspra, in maniera forte. Questo è quello che diceva Leonardi, cioè noi dobbiamo, oggi siamo di fronte, su questo alla sinistra, la sinistra è completamente impreparata, ha fatto bancarotta, siamo di fronte al classismo padronale e del capitale finanziario. Vedete, sembra una digressione, ma non lo è. Contemporaneamente a questi fenomeni repressivi, noi abbiamo che il Parlamento italiano cambia la Costituzione, cambia un articolo importante della Costituzione, l'articolo 81 della Costituzione, e introduce il pareggio di bilancio in Costituzione. E Monti firma trattati europei che porteranno una fase recessiva che durerà 20 anni, e questo è il punto, una fase recessiva che durerà 20 anni, che dovrà essere schiacciata quindi con la repressione, con tagli di spesa pubblica di 41-42 miliardi ogni anno. Allora questo è il tema vero, è il debito sovrano, ragione non ha, anche io faccio parte, noi facciamo parte di questo comitato, non è, il problema è che il default viene portato al debito sovrano. Allora noi dobbiamo collegare, soltanto questo aggiungo all'introduzione di Paolo, dobbiamo collegare ai punti fondamentali, il diritto all'abitare, la società meticcia, l'autodeterminazione, l'autogestione che portava avanti, una parola d'ordine forte che poi ci viene dalla Grecia: noi il debito non lo paghiamo, il diritto all'insolvenza, perché oggi non c'è lotta salariale, lotta per l'aumento delle pensioni, lotta per il diritto all'abitare, lotta per una mobilità alternativa, se non siamo in grado di respingere il ricatto della BCE e il ricatto che ci viene sul debito, che rischia di diventare un senso comune, è un'assenza di alternativa. Tu vai in Marmiglia in una fabbrica del napoletano e dici: ma cosa possiamo fare se c'è questa crisi e questo debito che dobbiamo pagare? Ecco, allora bisogna non tanto fare una politica di emendamenti, lasciamo fare a Monti, poi si vedrà, poi toccherà la politica. No, la politica alternativa, vorrei dire in senso forte, è quella che nasce oggi dal basso, ricostruendo i lineamenti di un classismo alternativo rispetto al classismo padronale. Questo significa lotta per il diritto all'abitare, significa lotta per il reddito, significa ovviamente lotta contro l'articolo 18, ma significa lotta per programmi economici e industriali alternativi. Ma insomma, questa è la grande unità, cioè vorrei dire che insieme al diritto all'insolvenza, che ci vedrà appunto il 31 marzo a Milano, una manifestazione che va appunto dalla Bocconi a Piazza Affari, appunto Occupy Wall Street, no? Cioè basta, ecco, il programma della manifestazione è chiarissimo: dalla Bocconi, da cui escono i tecnici del capitale, a Piazza Affari, che è la Wall Street appunto italiana. Io credo che questo sia il tragitto che dobbiamo portare avanti, cioè passare dal dire che il debito non lo paghiamo al diritto di resistenza. Io credo che nei prossimi anni dovremo unire tutti i segmenti della classe in lotta nell'unità del diritto alla resistenza. Noi dobbiamo resistere perché vogliamo altro, vogliamo una società alta. Credo che la lotta di Paolo e dei compagni e delle compagne che sono state represse, sabato saremo in piazza ovviamente con loro, questo ci dice diritto alla resistenza, perché vogliamo un altro sistema. Sì, grazie, intanto un abbraccio a Paolo e agli altri compagni. Di positivo, diciamo, nelle tante cose pesanti, dure, che insomma sono state dette, che io condivido tutto, di positivo c'è, cioè, almeno che Paolo doveva correggere l'ultima riga della bella lettera che ha scritto, perché in realtà ce l'ha letta direttamente qui, e questo credo che sia un fatto assolutamente positivo. Io penso che ha detto bene Paolo Leonardi: noi dobbiamo partire da una riflessione, ci dobbiamo entrare fino in fondo dentro. È evidente che la vicenda che è successa e che stiamo discutendo oggi, il fatto che un giovane per resistenza aggravata prende 4 anni e le condanne precedenti erano ancora
per certi versi ancora più pesanti, perché c'era pure il video che dimostrava che uno degli arrestati sicuramente non c'entrava proprio niente, c'era una signora che ha filmato dicendo non sono loro, e però le condanne sono di 4-5 anni. Allora ci stiamo dentro, è chiaro che per far passare una fase politica così dura, fase politica economica come questa, è chiaro che come sempre nella storia questo è accompagnato da una dura repressione. Allora la prima repressione, penso che anche Paolo voleva dire anche questo, noi dobbiamo cercare di rispondere, però anche riuscire ad aprire e far pesare il movimento di lotta per la casa. Lo dico perché io sono convintissimo che Roma è cresciuta e i momenti in cui è riuscita a fare un balzo in avanti dal punto di vista democratico lo ha fatto grazie proprio alle importanti battaglie sociali di cui la lotta per la casa sicuramente è stata un pilastro a Roma. Pensate, guardate, se uno oggi rilegge la storia, no, della mobilitazione per far uscire Roma dalle baracche, dai borghetti, quanto hanno significato, e anche proprio dal punto di vista politico. Ecco, la lettera che ha scritto Paolo sta dentro questa vicenda. Oggi parlare di una lotta per la casa come quella che stiamo vivendo oggi a Roma, che attraversa trasversalmente varie fasce sociali, ma soprattutto meticcia, perché questa oggi è la nostra società, questa oggi è Roma. E il fatto che in tutti questi anni, per cui quando dico in tutti questi anni vuol dire che abbiamo tutti quanti delle gravi responsabilità, non ci siamo accorti che delle persone vivevano dentro gli anfratti, nelle grotte, nei boschi, ecco, credo che il fatto che ci sia un movimento che vuole strumentalizzare, diciamolo, sì, vogliamo strumentalizzare le persone che vengano molto lontano da noi, e le vogliamo strumentalizzare al punto tale che vogliamo fargli riconoscere il diritto alla casa. Questa è strumentalizzazione, o la strumentalizzazione è quella che è avvenuta nel sud, che ha portato a fatti gravissimi come quello di Rosarno, o strumentalizzazione è il fatto che ci tappiamo gli occhi nel non vedere che nei cantieri della nostra capitale d'Italia questi cantieri vanno avanti con le braccia col sudore degli immigrati e purtroppo qualche volta anche col sangue. Ecco, noi credo che da quella parte di quella sentenza dobbiamo partire. Allora, per essere molto veloci, negli ultimi minuti che mi rimangono, io credo che il fatto di venerdì è grave per la mattina, ma poi ancora più grave il pomeriggio, che c'entrava lo sgombero, e allora va letto in questa dimensione. Allora, le responsabilità, intanto non vedo Luca, però io mi ricordo che c'è stato uno dei più grandi sgomberi che sono avvenuti in Regina Elena. Perché si è sgombrato in Regina Elena? In Regina Elena si sgombrò perché in quegli edifici ci doveva andare un reparto importante di ematologia del Policlinico. Nella discussione di queste delibere che l'amministrazione comunale, la giunta Alemanno sta portando in votazione, che smontano definitivamente il piano regolatore, perché sono tutte delibere invarianti, ce n'è una che approva il piano di revisione del piano dell'università, che dice in modo molto chiaro che non era necessario quello sgombero, perché a patologia il rettore Frati ha deciso di mandarlo nello storico. E l'altra parte di quella delibera riguarda un'altra importantissima battaglia che c'è stata a Roma, che è quella della Snia Viscosa, quando si scoprì la mappa truccata, quando andavano di notte a modificare le mappe del piano regolatore. Oggi decide il Comune di Roma che lì dentro quella speculazione, tutto sommato, non era una speculazione e si può fare. E gli facciamo fare al proprietario di quell'area, quello che praticamente fece quella operazione speculativa, gli facciamo fare le case lì. Allora guardate, insieme a questa delibera ce ne andranno un'altra diecina di delibere che andranno in variante per costruire case che non saranno mai, che non andranno mai a rispondere al fabbisogno abitativo, quello che conosciamo noi, quello vero, non quello degli affari. Allora guardate, io penso che l'iniziativa di venerdì era giusto per questo,
perché si dimostra in questo paese che allora non è vero che manca di soldi, i soldi ci stanno, il problema è come i soldi si utilizzano, e se si utilizzano per la TAP si utilizzano malamente, se quei soldi vanno per costruire case popolari, per rispondere al bisogno che ha questa città e questo paese di case, allora quei soldi sono ben spesi. E qui è il punto. Il punto è se si può continuare a spendere migliaia di milioni di euro, miliardi di euro, solo ed esclusivamente per gli affari. Questo è il punto. Oppure se vanno utilizzati dal punto di vista sociale. E per questo io credo che la riflessione che stiamo facendo oggi è importante, perché dobbiamo riprendere il filo di questo ragionamento, dobbiamo riprendere il filo che ci deve portare a ridare forza a un movimento che esiste a Roma, perché guardate, io penso che anche l'assemblea di oggi, e noi dobbiamo lavorare per arrivare alla manifestazione di sabato, per far sì che sia una grande manifestazione, e dobbiamo lavorare perché arrivi là dove deve arrivare, perché è una vergogna che a Roma non si può più arrivare sulla piazza del Campidoglio, è una vera vergogna. Negli anni di questa città si poteva abitare qualunque piazza, ma c'era un luogo dove soprattutto gli occupanti di casa, Angelino, ci andavano senza nessuna autorizzazione, perché era la casa dei romani. Ecco, quella è diventata la piazza inaccessibile, piazza del Campidoglio è diventata inaccessibile, e credo che questo sia una vera, vera vergogna. Ultima vicenda, perché dico che noi dobbiamo aprirci, dobbiamo fare di tutto, perché se ci riusciamo entro sabato, ma poi ci dobbiamo continuare a lavorare, perché guardate, quello che sta succedendo rispetto alle lotte sociali e quello che è successo a Roma, a Paoletta, agli altri compagni, al movimento di lotta per la casa, non è che può riguardare una nicchia, non è che può riguardare chi di questa materia ci ha sempre lavorato, non è che può riguardare solo le forze radicali di sinistra. O il centro-sinistra si confronta con questi problemi, o il centro-sinistra non c'ha senso. O le organizzazioni sindacali tutte fanno i conti con questa vicenda, o non c'ha senso, perché allora non è che l'opposizione si costruisce in modo, come dire, pilotato, telecomandato. E non è che se noi, io penso noi possiamo anche avere differenze tra di noi, ce ne abbiamo molte nel centro-sinistra, ma una cosa ci deve unire, il fatto che vogliamo migliorare questa società, che la vogliamo trasformare in meglio. Se viene a mancare questo, io penso che la sinistra, il centro-sinistra non hanno più senso, ma perché il senso non glielo riconosce il popolo del centro-sinistra. E io credo che